Pasqua a tutti! Buona Pasqua! Andiamo ad aprire l'uovo di Pasqua! Eccoci qua, spero di non essere troppo lontano, spero mi sentiate bene. Andiamo ad aprire il classico uovo di Pasqua, ormai credo sia il terzo o quarto anno che faccio questo video di apertura dell'uovo, non so perché lo faccio, però lo faccio. Uovo Lind, fondente come l'anno scorso, dovrebbe essere identico a quello dell'anno scorso. A me piace il cioccolato fondente e Lind è una delle marche migliori. L'ho pagato 9,99€ e adesso andiamo ad aprirlo. Vediamo se riusciamo a non tagliarlo. Sì, per una volta il laccio si toglie senza romperlo, sempre senza tagliarlo. Apriamo l'uovo, spero si veda bene. Al massimo farò qualche zoom. Eccolo qua. Uovo di Pasqua, tovaglia messa a posto, andiamo ad appoggiare l'uovo, lo rompiamo nel modo classico, cioè facendolo cadere da un'altezza, vediamo se si rompe, pronti? 3, vediamo se riesco a fare anche il rallenti, 3, 2, 1... subito la super sorpresa che non delude mai, è un sacchettino che già fa venire da ridere, anche questo va tagliato, vediamo cosa c'è, ma non è come quello dell'anno scorso, devo venire lì perché altrimenti non vedete di che cosa si tratta, super regalo. Eccomi qua più vicino, adesso vi faccio vedere il regalo perché è qualcosa di entusiasmante. Nel sacchettino c'era questo splendido ciondolo con una stella. Super super regalo di Lind. Non saprei neanche dove mettere questo super ciondolo, ho paura che me lo rubino, quindi io lo conserverò in cassaforte assolutamente. Cara cara Lind, il cioccolato sarà anche molto molto buono, però come regali fai un po' pena. Cioccolato veramente molto buono, ma se ci tenete particolarmente alla sorpresa prendete altre marche. Comunque, uovo rotto, regalo preso, io vi auguro una felice Pasqua, passatela con le persone che più amate, divertitevi, riposatevi, mangiate l'uovo e seguite il mondiale con i dadi. Noi ci vediamo. Ciao a tutti, buona Pasqua!